Ho la luce d'ora e patiti di paesaggi bucolici tipo il Gruviera. Siamo qui riuniti intorno a questo schermo per condividere di nuovo questo passaggio nelle campagne di Everybody's Gone to the Rapture. Allora, riepilogo delle puntate precedenti. Una, abbiamo un posto che si è svuotato per un meglio identificato fatto che a me puzza tanto di eclissi, non so perché. Forse perché ci sono questi cambiamenti situati e stampigliati nel cielo. Noi possiamo leggere i messaggi lasciati da queste luci che sono delle, diciamo, dei rimasugli di quanto accaduto. E abbiamo la dottoressa Kate che è una gnagna di legna e non la molla al suo innamorato, il professor Alberton, o qualcosa del genere, se non ricordo male. Sì, fra questo video e il precedente, in realtà, nella realtà, mera realtà, sono trascorse delle ore. Allora. Say no to Venice Extension. Ma avranno realmente importanza questi dettagli? Oh. Basta. Allora, stavo dicendo, questa mappa ricorda di gran molto quella che abbiamo visto di là. Potremmo attraversare tutta questa zona? Sono quasi spaventato dalla cosa. Vedremo, vedremo un po'. Quasi quasi prenderei l'autobus. No, è vero che l'autobus di qui non passa mai. Ok. Mi è partita una scimmia di pelle d'oca che non avete. Non avete idea. Immagino. Scusate, allora il fatto è appena avvenuto. Questa cosa mi ricorda tantissimo una scena di uno dei primissimi. E continuiamo con la mappa. C'è persistenza, eh. Mi ricorda uno dei primissimi episodi della serie anni 60 dei confini della realtà, una serie che il Silver adora tantissimo, perché il Silver è patito di film un po' retro. E guardate, esce il fumo dai posaceneri, come in quel film dove un operaio, mi sembra, si risvegliava in un luogo disabitato, era l'orologio. Entra in un bar dove c'è la roba che fuma sul fuoco, il sigaro nel posacenere e via dicendo, ma lui non vede assolutamente nessuno. E il luogo pare abbandonato, disabitato, eccetera. Non possiamo usufruire di questo Walkman. Non possiamo andare di lì. Io scusate se ogni tanto giro di colpo l'inquadratura verso determinate direzioni, ma come vi ho consigliato nel video precedente, se vi capita per caso di volerlo provare, e provatelo perché visivamente è una bella esperienza, praticamente giocato con le cuffie si ha una percezione a 360 gradi del suono veramente molto, molto ben fatta e si ha la sensazione di avere proprio le persone accanto. Altra sequenza numerica. Allora. Sì, ok. Credo sia 0. Zero,
0011220724. Ma mi sanno di coordinate, di qualcosa, non lo so. Io poi ho il vizio di parlarci sopra per fare un po' di commentari e due chiacchiere con voi e poi vado a imbricarmi in situazioni del piffero, perché poi non riesco ad ascoltare a dovere le cose. Sai, anch'io sono percepito come un forestiero. Questo dovrebbe farmi sentire meglio. Miseria, che spavento. Voglio solo dire che capisco sia difficile. Voi del Valis non avete mai socializzato con la comunità. La gente di qui non ha le idee chiare su quello che fate laggiù. Stai cercando di farmi venire in chiesa? Non è solo per la fede, è anche per la comunità. Partecipare, essere percepiti come uno di loro. Buongiorno, padre. Bella giornata. Oh, salve. Signora Appleton, vero? Dottoressa Collins. Una donna scienziata, roba dell'altro mondo. Buongiorno, Barbara. Padre Wheeler. Pensi davvero che questa comunità potrà mai percepirmi come una di loro? Possono anche continuare a fissarmi, basta che mi lasciano in pace. Ma l'hanno chiamata dottoressa Appleton e lei ha corretto dicendo Kate, o l'hanno già associata al suo spasimante? Ma io non ho capito. Allora, devo farmi già un'idea sul fatto. Già, allora, andiamo con ordine. Il nome del locale è evocativo, perché è palesemente evocativo e molto legato comunque al fatto che ci sia un osservatorio. E gioca molto anche con la struttura di gioco. In secondo luogo, io non ho capito se devo esplorare a cacchio buffo, ossia devo proprio andare e cercare di vedere roba, o se devo rincorrere quelle scie luminose e abbreviarmi l'esperienza. Mi sembrava una persona con le gambe accavallate, sapevo non essere possibile la cosa. Io non lo so se è un depistaggio tutto ciò, se ha un senso, se... Non lo so. Tutto legato alle stelle, si continuano a sentire numeri. Qui non si apre niente. Poi ci sono macchine aperte, ci sono lavori lasciati a metà, porte chiuse ma anche porte aperte, come le radio accese. Chi le ha lasciate accese? Questo non si apre, addirittura una porta senza maniglia, fantastica. Non lo so, non ho idea davvero se mi sto complicando l'esperienza di gioco non seguendo immediatamente le luci che vedo nei prati e via dicendo. Ma non voglio perdermi eventualmente cose importanti, anche se non so se effettivamente ci siano cose importanti, perché si potrebbe rivalutare drammaticamente tutto. Io mi sono avvicinato al frigorifero, non ho acceso la luce. Imprecisione, eh. Allora, come dicevamo, non è un horror, uno di quei giochi. Da dove arriva? Alla mia sinistra. La luce là fuori è molto forte. C'è nessuno? C'è nessuno? Oh, Amanda, non eravate partiti. Ci abbiamo provato. Noi ci abbiamo provato. Ma hanno chiuso tutte le strade, non si può passare. E poi George e Benjamin hanno detto di avere mal di testa e perdevano sangue dal naso. È stato terribile, erano così spaventati.
Allora Neil è tornato indietro e abbiamo visto che la casa era aperta. So che non avremmo dovuto, ma siamo entrati per pulire i bambini. Poi è successo anche a noi due. Ho tutta la camicetta sporca. Eravamo così stanchi. È tutto a posto. Esperienze extracorporee. Cerca di stare calmo. Sangue dal naso, emicranie. Sono di sopra. Erano tanto stanchi e Neil ha detto che potevano riposarsi un po'. Abbiamo pensato che Barbara non si sarebbe arrabbiata. Sono solo bambini. Ma io ero stanca, così Neil li ha portati su per metterli a letto. E? È successo 6 ore fa. Lui non è più sceso. Ho troppa paura per andare a controllare. Quindi ci stai dicendo di andare a vedere? Andiamo insieme. Ti terrò la mano se vuoi. Sì. Ma le luci ci verranno incontro? Qua si accende solo la luce, ma non Neil. Si apre la porta. Neil, mi senti? Oh, il Simon Says, fantastico. Beh, se funzionava era al top, eh. Operation. Ok, niente di che. Quella credo sia la mamma e i fazzoletti intrisi di sangue di nuovo. Sto riflettendo effettivamente, ma qua le porte sono tutte chiuse, quindi non troveremo amare sorprese. O amande sorprese, no, le amande le troveremo. Le valigie sono fatte, per cui da qui volevano davvero andarsene. Vediamo se riusciamo a uscire da questo lato e a guadagnare un pochino di spazio-tempo. E andiamo a recuperare l'altra scia luminosa che stiamo ignorando da troppo tempo. Io non lo so, così per assodato non ho niente in mano. Non ho, diciamo, notizie approfondite. Ah! Stavo giusto dicendo, non vorrei mica che mi caschino fuori gli zombie da un momento all'altro. Anche perché, vabbè, ci sono i tasti azione, ma sono relativi. Sì, ho provato a calciare il pallone. No, non so se ho calciato il pallone. No, si scavalca il pallone. Andiamo a recuperare quest'ultima luce. Che se ne va. Ci rifugge. Qua i bambini stavano giocando perché ci sono molti giocattoli. Georgie potrebbe avere le pulci. Salve, Amanda, che combinano? Hanno trovato un altro uccello morto. Il comitato dovrebbe farli togliere. Beh, a quanto pare c'è un'epidemia influenzale. Dicono che chiuderanno le strade e la stazione, quindi hanno già un bel da fare. Oh, santo cielo. Immagino che non si scherzi con un'epidemia del genere. Se avevi intenzione di portare i bambini in Galles, questo potrebbe essere il momento giusto. Grazie, Barbara, ne parlerò con Neil. Insomma, Georgie, Benjamin, santo cielo, lasciatelo stare! Bene. Quindi sappiamo che i bambini potrebbero aver contratto qualcosa all'aria aperta. Ma cosa? Lo scopriremo. Lo scopriremo quando? Nel prossimo video. Io vi aspetto qui, nel simpatico parco di Yawton. Sì, non c'è anima viva in giro. È il posto ideale per me. Alla prossima, ragazzuoli! Però ho paura. Tanta. C'è nessuno?